Il camper rosa sbarca al carcere di Castrogno a Teramo. Il mezzo per la prevenzione dei tumori è il fulcro e il simbolo dell'iniziativa volta a portare la prevenzione del cancro anche all'interno degli istituti di pena. Il direttore del carcere teramano Stefano Liberatore. L'iniziativa, oltre che pregevole, è importantissima sotto l'aspetto scientifico perché permette di calmierare sicuramente situazioni di disagio psichico tra coloro i quali, essendo privati della libertà personale, vivono anche con estrema angoscia il problema della salute individuale. E noi cerchiamo appunto di obiettivamente raggiungere questo tipo di risultati, rendere sempre più concreto il trattamento rieducativo ai fini di una più esatta dimissione delle detenute o dei detenuti quando sarà anche per loro il ragionamento nell'ipotesi in cui saranno restituite alla società. Alla giornata a Castrogno hanno partecipato anche Maurizio Brucchi e Claudio Andreoli, senologo dell'ospedale di Milano e luminare della materia. Sì, questa è una iniziativa a cui la scuola di senologia tiene molto, io in particolare tengo molto, per cui nonostante abbia finito tardi di lavorare non ho avuto il benché minima esitazione a salire in macchina e arrivare a Teramo in nottata per poter partecipare come negli anni scorsi a questa cosa che giudico importante per tanti aspetti e soprattutto che ho nel cuore perché mi auguro che sia veramente la prima di una lunga serie di attività del genere nelle carceri italiane. Ma Teramo è un'isola che lavora, che vuole fare prevenzione, noi come percorso senologico, come Alzi Teramo, l'abbiamo fatta diciamo così tante volte sul territorio comunale. Sono 3 anni che lo facciamo qui nel carcere, con la Scuola Italiana di Senologia, col professor Andreoli, la dottoressa Bramani e con la disponibilità del direttore del carcere. La cosa bella di tutto questo è che un altro anno questa esperienza, questa idea nata 3 anni fa, sbarcherà all'Expo di Milano.